Bentornato, bentornata a School of Triathlon. Oggi torniamo a parlare di nuoto. Come ti ho detto nelle puntate prima, questa serie che ti avvicina all'olimpico, alla distanza olimpica, alla distanza regina del triathlon. L'appuntamento è al Desenzano Tri ad ottobre, ma oggi vediamo appunto il secondo momento fondamentale del triathlon, che è la frazione nuoto. Andiamo nel lago, ma prima la sigla. Volkswagen. Bene, eccoci qui in riva al lago. La frazione a nuoto è sempre quella che mette anche un po' di timore, perché è la prima, perché è il primo approccio anche alla gara. Mette timore, devo dire, da sempre a tutti, anche a chi come me è nato, è cresciuto meglio, nuotando, perché c'è questo mistero delle acque libere. Cosa ci sarà là sotto il lago, nel profondo del lago o nel mare, quando si nuota in mare? Io direi che chi ha già fatto delle gare lo sa, questa cosa che fa paura un po' a tutti, ripeto anche ai nuotatori più esperti, poi si spegne improvvisamente quando inizia la gara. Subentra l'adrenalina, l'agonismo della gara e il timore dell'ignoto, delle acque libere è già un ricordo. Dobbiamo concentrarci su quello che va fatto per la gara e innanzitutto la prima cosa che dobbiamo capire quando c'è una gara è: si usa o non si usa la muta? Qui stiamo parlando di affrontare una distanza olimpica dove il regolamento prevede, come in tutte le distanze, comunque dei limiti, per cui lo sapremo circa un'ora prima della gara, quando i giudici, misurando la temperatura dell'acqua con un termometro nel mezzo del lago, quindi non lo misurano qui a riva dove magari l'acqua è un po' più calda, ma la misurano un metro sott'acqua, ci diranno se la temperatura è dentro i limiti per consentire l'uso della muta. A quel punto devo indossare la muta per la gara e sapere che qualcosa cambia nella nuotata. Cosa cambia? Lo vediamo, perché ci sono dei piccoli cambiamenti tra la nuotata senza muta, quindi col normale body da gara, e con la muta. Aspetta. Come mettere la muta? È vero, dovremmo parlarne, ma ne ho già parlato in una puntata precedente, per cui ti consiglio di andare a rivederla, perché lì nel dettaglio ho spiegato come indossare la muta, come fare attenzione a tutti gli aspetti che ti servono poi per nuotare meglio. Andiamo quindi a vedere nel vivo la gara, la partenza. Abbiamo detto, muta o non muta, la partenza è sempre uguale. Ci sono partenze da dentro l'acqua, quindi già immersi in acqua, a volte in galleggiamento o a volte in piedi, perché nella prima parte dell'acqua ovviamente si tocca, oppure ci sono partenze anche dalla spiaggia. Questo dipende un pochino dalla gara, da come è organizzata. Devo dire che non ci interessa tanto qual è la partenza, o meglio, devo concentrarmi su quello che devo andare a fare, come sempre, non concentrarmi su le scelte esterne o sui fattori esterni. Concentrati su quello che devi fare, per cui se la partenza è da fuori dall'acqua saprai che dovrai correre un pochino prima di avviarti a nuotare, oppure da dentro l'acqua devi imparare con una bracciata un po' corta, veloce, rapida, a prendere subito velocità. Non serve metterci tante gambe, o meglio, serve metterci tante gambe quando hai preso velocità, ma serve soprattutto usare le braccia, che sono la parte più efficace in acqua, per avviarsi subito a nuotare. Questo è importante perché nei primi metri può succedere che la gente intorno ci sovrasti e quindi ci crei un po' di problemi, perché stare in mezzo agli altri non è facilissimo quando siamo in acque libere. Quindi consiglio numero uno: partenza rapida con le braccia molto frequenti, veloce via, e soprattutto cercare di evitare tante persone intorno, quindi posizionarsi nel punto dove si è più tranquilli, dove si può avere un po' di spazio per nuotare. E quindi come li alleniamo questi aspetti, ti starei chiedendo, perché ti parlo sempre di teoria, ma poi bisogna anche allenarli. Una cosa che puoi fare per allenare le partenze, o comunque la situazione anche di confusione che c'è all'inizio della gara, potrebbe essere, intanto, se ti alleni con altre persone, creare proprio una situazione di gruppo. Vi mettete in tre o quattro, anche in piscina intendo, vi mettete in tre o quattro affiancati in corsia, partenza senza spinta dal muro, perché è comodo spingersi dal muro, qua non ci si spinge, in galleggiamento
molte bracciate veloci e via che si prova la partenza con di fianco gli altri, in modo tale che ti abitui un pochino ad avere intorno persone che ti creano un po' di fastidio. Altra cosa che posso fare invece, se vado poi a nuotare in acque libere a provare un pochino, la stessa cosa posso ampliarla magari a più persone o comunque provarle anche da solo, come ti faccio vedere, proprio per capire che è diverso partire con una frequenza di bracciata e una bracciata un po' più corta, accorciata rispetto al solito, quindi entra corto con le braccia e subito a tirare, proprio per avere subito ritmo e velocità. Sfreccia, vola, corri, respira, nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Una volta partiti è il momento di nuotare, di prendere il ritmo e andare. Allunga un po' la bracciata, ma soprattutto ricordati che devi guardare la direzione che stai seguendo. Ogni 4-5 bracciate, a volte anche meno, controllare. Come faccio? Alzo la testa. Alzo la testa tanto quanto basta per guardare avanti. Non devo per forza uscire dall'acqua e ingigantirmi sopra l'acqua. Mi serve uscire con gli occhi. Se ho degli occhialini buoni, che ti ricordo devi scegliere adeguatamente in base alla luce che c'è, allora posso vedere la direzione della boa. Prima della gara, ovviamente, come ti avevo già spiegato in un'altra puntata, devo avere i miei riferimenti, per cui se ho guardato bene i riferimenti, so dove sono le boe, posso seguirle. Qual è la differenza qui tra le nuotate? Se ho la muta posso tenere una frequenza di bracciata più alta. Perché è importante tenerla? Proprio perché il galleggiamento della muta mi permette di usare un po' meno le gambe per tenere l'assetto della nuotata e aumentare la frequenza. Questo inevitabilmente mi porta ad andare veloce. La nuotata in acque libere non è una nuotata estremamente tecnica, ma è una nuotata che ha necessità di forza e di frequenza. Se ho invece il body, quindi sono senza muta, dovrò stare un po' più attento a tenere un buon assetto di nuotata, perché molti triatleti non hanno un passato di nuotatori, meno acquaticità, le gambe tendono a scendere. Ricordati di tenere la gambata sempre un po' costante, che ti aiuta a stare alto sull'acqua, e tieni anche qui un buon ritmo di bracciata, ma è un po' meno importante che con la muta giocare sulla frequenza. Come faccio a allenare tutto questo? È facile, per me è facile perché sono tanti anni che nuoto. Non è facilissimo, ma ci si arriva. Devo sicuramente lavorare sulla tecnica, sull'acquaticità, questo va sempre fatto, ma devo fare alcuni lavori specifici in piscina per arrivare a questo tipo di nuotata, nuotata di frequenza e di forza. Posso lavorare ad esempio con l'elastico, a me piace tantissimo, l'elastico alle caviglie. Mi leggo le belle caviglie, magari metto il pull buoy le prime volte, che mi tiene su un po' più le gambe, e faccio tanti lavori, ripetute anche brevi, 50 metri alla volta con un po' di pausa, veloci, tenendo una frequenza di bracciata molto alta. Posso anche fare dei lavori con le variazioni di frequenza, dove magari faccio ripetute un po' più lunghe, 100 metri, 150 metri, 200 metri, dove inserisco dei tratti di 50 metri, ad esempio, ad alta frequenza, e dei tratti dove invece nuoto con la mia nuotata classica. Quando faccio alta frequenza, accorcio la bracciata e cerco di fare una specie di frullino nell'acqua, ok? Esagero anche il movimento, questo mi allena a tenere il ritmo di bracciata molto alto. Se non vedi la boa da dentro l'acqua è dura, perché qui, cioè, come vedi le dimensioni, io sono alto 1,80 m più o meno, è abbastanza grande. Ma non è detto che si veda sempre, perché ci sono situazioni in cui magari la boa è un po' lontano e allora devo farci attenzione a dove è posizionata e magari avere un riferimento possibilmente esterno rispetto alla boa che mi faccia capire dove direzionarmi. La cosa importantissima è appunto andare dritti verso questa boa. Meno strada faccio per arrivarci, meglio è, ovviamente. Cosa fare quando arrivo alla boa? Innanzitutto, come nella fase iniziale, come ti ho detto per la partenza, accorcio un po' la bracciata, entro passando più vicino possibile, se ho spazio per farlo, alla boa, e accorciando la bracciata riprendo velocità. È inevitabile rallentare un pochino, ma devo cercare di tenere il ritmo che avevo prima. Allora, nel momento in cui ho rallentato, ho accorciato, non mi metto a fare strane cose pensando di guadagnare tempo o di guadagnare velocità. Accorcio la bracciata, faccio qualche bracciata più corta, tengo alta la frequenza di bracciata e riparto. Ovviamente altrettanto importante è evitare di scontrarmi con qualcun altro, perché ci rimetto io, ci rimette lui, quindi attenzione a questo passaggio perché è cruciale in tutte le gare. Com'era freddino oggi, cioè
meno male che mi avete fatto fare con la muta sta roba, perché se devo farlo senza c'è una roba per asciugarmi, intanto che sennò qua. Stai registrando? Una delle cose che mi sono dimenticato prima di dirti è importantissima, è ovviamente oltre a avere gli avversari di fianco magari ce n'ho qualcuno davanti, quindi questo mi permette di poter sfruttare un pochino la scia. Come faccio ad allenare questa cosa? Si può fare anche questo in piscina o si può fare anche in acque libere, ovviamente. Se ho dei compagni di allenamento, da soli è un po' complicato, devo mettermi in fila, quindi mi metto ai piedi di quello che mi precede, faccio una sorta di trenino, e in quel caso in piscina si può fare una vasca a testa davanti facendo un po' di ritmo, gli altri si mettono in coda, alla fine della vasca il primo si sfila e si fa superare dagli altri, un po' come si fa in bici, insomma. Questo è importante perché ci si abitua a tenere il ritmo di quelli davanti senza forare, diciamo, senza esagerare il proprio ritmo o magari perdere i piedi di quello davanti. Per finire ci avviciniamo alla parte finale del nuoto e devo arrivare all'uscita. L'ho già guardata prima della gara, ricordati di farlo, ma devo soprattutto cercare di individuare il punto giusto per alzarmi. Quindi nella parte finale un consiglio importantissimo è innanzitutto aumentare un pochino l'uso delle gambe. Perché? Perché poi, e lo vedremo nella successiva puntata, andrò a fare la transizione. Mi servono le gambe perché improvvisamente dalla posizione orizzontale mi alzo e inizio a correre. E quindi mi serve che riattivo un pochino le gambe che magari in acqua uso poco. Aumento un po' la gambata nella parte finale, poi quando mi avvicino all'uscita, che di solito può essere un pontile o come in questo caso c'è una spiaggia, quindi il fondale diventa più basso, appoggio le mani, mi alzo e lì inizio a correre. Ma ricordati, questa cosa è importante, attivare le gambe negli ultimi 100-150 metri, perché comunque ci permette di essere molto pronti all'uscita. Bene, siamo alla fine di questa puntata, abbiamo parlato del nuoto che, ti ricordo, è una frazione importantissima semplicemente per un nuovo aspetto: è la prima che viene affrontata in qualsiasi gara di triathlon. Una volta viene trascurato un pochino dai triatleti l'allenamento del nuoto, perché dicono: ma sì, tanto non guadagno, mi sono allenato tantissimo, ho guadagnato 30 secondi, ma non pensano a quanto guadagni magari in efficienza e quindi nel risparmio delle energie che ti serviranno dopo. Per cui allenati, che è importante, soprattutto allena questi aspetti che ti ho spiegato oggi. Abbiamo finito. Come sempre, commenti, domande, tutto quello che volete, rispondiamo, rispondo o rispondono anche altre persone, ho visto che spesso lo fanno al mio posto qui sotto. Leggi anche gli articoli su Endu Channel che scrivo io, che scrivono i miei colleghi. Come sempre, ci vediamo alla prossima puntata. Come sempre, allenati.